Mike Tyson è sicuramente uno dei più grandi pugili della storia. Il suo nome ed il suo volto sono tra i più famosi e riconoscibili al mondo. Nel corso della sua straordinaria carriera, Tyson ha ottenuto risultati notevoli, ma ci furono anche vari episodi davvero vergognosi nella carriera di Tyson, che gli valsero il soprannome di uomo più cattivo del pianeta. Riviviamo assieme questi momenti. Il 28 giugno del 97 ebbe luogo la rivincita tra Mike Tyson ed Evander Holyfield. La lotta iniziò subito ad un ritmo piuttosto serrato. I due pugili si scambiavano colpi senza risparmiarsi, regalando al pubblico un match davvero avvincente. All'inizio del secondo round, Tyson ricevette una testata che gli aprì un profondo taglio sopra l'occhio destro. Holyfield era una vecchia volpe del ring e nella sua carriera ha fatto spesso un uso offensivo della sua testa e sempre attento a non farsi notare dall'arbitro. Mike iniziò il terzo round molto attivamente. Diversi dei suoi potenti pugni raggiunsero la testa di Holyfield. Nell'ultimo minuto del round, mentre i due avversari si trovavano avvinghiati in un clinch, Tyson morse Holyfield all'orecchio destro. L'arbitro chiese un timeout e dopo aver parlato con il medico tolse due punti a Tyson e fece riprendere l'incontro. Pochi secondi dopo Mike morse di nuovo il suo avversario, questa volta assaggiando l'orecchio sinistro. Ma l'arbitro non se ne accorse e l'incontro continuò normalmente fino allo scadere del round. Fu solo durante l'intervallo che l'arbitro si rese conto del morso all'orecchio sinistro di Holyfield e decise di interrompere il combattimento e squalificare Tyson. Mike non era d'accordo con questa decisione e sul ring si scatenò una rissa memorabile. Bisogna dire che Holyfield aveva giocato sporco con le testate per ferire e far innervosire Tyson, ma la reazione di Mike fu assolutamente inaccettabile. In quel periodo della sua vita Tyson era del tutto fuori controllo e gli ci vorranno ancora diversi anni per uscire dal tunnel di violenza e disperazione in cui era caduto. A seguito del match con Holyfield, Tyson venne multato per 3 milioni di dollari dalla Commissione Atletica dello Stato del Nevada e la sua licenza di box fu revocata fino all'ottobre del 98. I'm sorry, Evander. It's your ear. My ear. I kept that in formaldehyde. Thanks. Il 16 gennaio del 99 Tyson salì sul ring contro François Botha. L'incontro cominciò ad un ritmo elevato. Mike sferrava potenti pugni che mancavano spesso il bersaglio. In risposta Botha lanciava i suoi colpi meno pesanti, sì, ma rapidi e precisi. Alla fine del primo round, mentre i due erano legati in un corpo a corpo, Tyson afferrò il braccio sinistro di Botha e cercò di spezzarglielo. L'arbitro non riuscì a separare i due da solo, così i rispettivi team si precipitarono sul ring e furono finalmente in grado di separare Tyson e Botha. All'inizio del secondo round, Tyson continuò con le sue scorrettezze e gli fu per questo tolto un punto. Alla fine di questo round si verificò un altro episodio controverso. Al suono della campana, Botha diede una spinta in faccia a Tyson, che rispose con una mezza gomitata alla mascella. L'arbitro calmò i pugili e li rimandò nei rispettivi angoli. Quindi, dopo questo episodio, il combattimento fu più tranquillo. Botha stava vincendo ai punti, ma verso la fine del quinto round Tyson gli rifilò un potente destro alla testa che lo mandò al tappeto.
Il successivo combattimento di Mike Tyson fu il 23 ottobre del 99, questa volta contro Orlin Norris. Tyson iniziò a combattere a un gran ritmo e nel primo round mise a segno diversi colpi ben piazzati. Alla fine della ripresa, subito dopo il suono della campana, Tyson colpì Norris con un sinistro che lo mandò al tappeto. Norris si rialzò rapidamente e andò verso il suo angolo. Per questa scorrettezza vennero tolti 2 punti a Tyson. Ma al secondo round Norris non rientrò sul ring. Chiamò il dottore e disse che si era infortunato al ginocchio dopo la caduta e per questo non poteva continuare l'incontro. Mentre i giudici e il dottore stavano prendendo una decisione, Tyson cercò di fare irruzione nell'angolo di Norris, ma venne fermato dalla sua squadra. Immediatamente tutti gli agenti della sicurezza si precipitarono sul ring. L'incontro fu interrotto e venne decretato un no contest. Il 24 giugno del 2000, Mike salì sul ring contro Lou Savarese, o Savarese all'italiana, visto che il nonno di Lou era di Sorrento. Dopo appena 10 secondi del primo round, il povero Savarese finì subito al tappeto. Ma l'italoamericano si rialzò e continuò a combattere. Tyson lo travolse letteralmente con un gran numero di pugni, tanto che l'arbitro tentò di fermare il combattimento. Ma Mike continuò a martellare ciecamente il povero avversario finché non salì sul ring la sua squadra per calmarlo. Nonostante questo incidente, Tyson ottenne la vittoria per KO tecnico. Nella conferenza stampa tenutasi il 22 gennaio del 2002, prima dell'incontro con Lennox Lewis, Tyson era incontenibile e si lanciò come una furia contro il suo avversario e contro la sua intera squadra. Nel tafferuglio diede addirittura un morso al polpaccio di Lewis, per il quale dovette in seguito pagare a Lennox Lewis circa $360,000 di danni. Dopo la rissa, qualcuno tra la folla ha gridato: e mettetegli una camicia di forza! E Mike reagì come un vero lord inglese. E così abbiamo visto come il giovane Tyson si è guadagnato il titolo di uomo più cattivo del pianeta. Tu che ne pensi? È un titolo che si merita oppure no? La figura di Mike Tyson come pugile, come personaggio pubblico, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport, come anche nell'immaginario collettivo più in generale. Se è vero che alla fine degli anni 90 Tyson era davvero una bestia feroce, completamente fuori controllo, le cose non sono sempre state così, né prima né soprattutto dopo. Dalla travagliata vicenda personale di Mike Tyson c'è davvero molto da imparare, per tutti quanti. Per questo abbiamo dedicato una intera serie di video alla vita di Mike, dentro e fuori dal ring. Dai primi anni allo sbando per le strade di New York, all'incontro con il suo allenatore e mentore Cass D'Amato. Dai primi trionfi sul ring fino al successo internazionale e poi il declino, la perdizione e la disperazione più nera. Dalla galera fino alla rinascita spirituale e dalla sua nuova vita, oggi dedicata alla famiglia e alla spiritualità, secondo una trasformazione personale che può essere di grande ispirazione per chiunque abbia vissuto grandi difficoltà nella propria vita. La vicenda sportiva e personale di Mike Tyson è per certi versi paragonabile a quella di un eroe greco che sconfigge ogni nemico e soprattutto sconfigge il demone che ha dentro di sé, guadagnare alla fine la propria libertà. Quindi non perderti questa serie di video, di cui trovi il link qui sotto in descrizione. E ricordati di iscriverti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.